Benvenuti ragazzi, sono Davide Faggin e oggi siamo in un video serio. Il caso che ha sconvolto quasi tutto il mondo. Aspetta, guarda per una cosa. Grazie. Allora, raga, oggi parliamo di una cosa che ci ha sconvolto. Oggi non si chiama, no. Sì. Oggi partiamo del caso di Marina Joyce. Ragazzi, allora, qua abbiamo il nostro computer delle assistenze, stampa, vattene via. E raga, oggi parliamo di Marina, come avete capito dal titolo, parliamo di Marina Joyce. Cioè raga, perché ha sconvolto quasi tutto il mondo questa roba. È una youtuber britannica molto famosa. Nel suo ultimo video i suoi fan hanno visto una cosa nei suoi occhi. Andiamo a esaminare il video. Marina Joyce. Marina Joyce. Come avrete capito, Marina Joyce cerchiamo, ecco, Marina Joyce. Video. Facts about me. Ecco i video a cui scavolto. Nei suoi occhi hanno visto una testa. Si credono che era umana. Ma andiamo a vedere la fotocamera della Canon. Video che ci cade tutto oggi, non è bestia, lo sapevo io, ci cadevo sul portale, figlio mio. E allora raga, poteva anche essere benissimo questa quella che i suoi fan hanno visto sul suo video, poteva essere la Canon EOS 60D. ma sì, perché non poteva essere quello? Poi su Twitter ho mandato un tweet scrivendo help me. Io adesso non so raga se proprio ho scritto help me. Io avrei chiamato la polizia, perché se una persona viene rapita, se già non c'è un per far scrivere un tweet, questa fa finta di fare un tweet, però chiama la polizia, no? Ma lasciamo stare. E andiamo a vedere quanti iscritti ha. La ricerchiamo, Maria Joyce. Ah, una cifra che arriva quasi a 3 milioni. Dai, che il giorno prima di essere rapita, mi pare di aver che aveva fatto una live. No, vabbè, lasciamo stare. Ecco il caso che ha sconvolto per ben parte di Inghilterra. Questi fan che hanno visto, oh mio Dio, questa è la vita, l'hanno rapita l'ISIS, l'hanno rapita il ladro, l'hanno rapita il vicino, l'hanno rapita il cane, l'hanno rapita il gatto.
chiamato la polizia. E questi qua sono andati a vedere e Marino Joy stava benissimo. Per la maggior parte degli youtuber, e come per la mia, tipo, adesso andiamo a vedere che ha fatto il caso di Marina Joyce. Marina Joyce. La TV show. Poi mi parla anche Dido, no, esiste ma 91, mi parla anche Dido. E raga, non si capisce più niente. E cosa devo dire? Che visto che abbiamo tempo, perché abbiamo ancora un po' di, due ore, non faccio un video di 2 ore perché tanto si carica. Facciamo la parodia di Luca Sarancino, vita di Bison, mi ha rotto il cuore dietro da Insotevito. La parodia. La versione. Quadra. Oh raga, hai detto dove sei? Dove sei? Dove sei? Non ti vedo. Vabbè. Oh Dio, lo sapevi? Dio! Non risponde Dio. Regia, ma non c'è un messaggio a Dio. Pasticceria da dei carri come possiamo essere venuti, e voglio una torta e una e un pacco di fiori. Arrivo subito. Che c'è una minestra adesso? Una minestra, Dio mio. Perché mi sono educato. Chi ti ha detto di andare? Ma chi ti ha detto di andare, minchiarola? Dimmi la verità, però falsa. Allora. Piacere, son Davide. Oh! Ma vaffanculo! Ordine in tavola! Tavola 1! Tanto lavoro la tua vita alla carriera, però quando ti faccio cose si scegli dalla giostra, io non faccio più la scema, non riscaldo più minestre, cambio casa, cambio tutto fuori il mondo, già mi aspetta questa volta, passo tutto che ci siamo dentro tutto, mi ascolti, ci sa ancora, non parli. L'hai già chiesto prima, povero lui, Perché mi hai rotto il cuore, povero tu? E tutti i pezzi fra le mani.
ti ha detto? Culo! Scusate, però. Qui c'è una cosa da rifare. Chi ti ha detto di andare tu? Piacere Davide. Ma vaffanculo, cuore, povero me, vive di un bicchiere, guarda dov'è, si lave le mani, non lo vuole, cattiva come sei nel mare, non lo vorrai, ma resto, non lo vuole, non lo vuole, ma in verità. Ma vaffanculo. E poi raga, questo era Mi hai rotto il culo. E oggi mi sa che non ci sarò. Poi siamo andati lì, fanno sempre il cartone del sole, non c'è una di frutta.